Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromodernissimo, con questo nuovissimo episodio di City Economy. Allora, ci siamo lasciati nello scorso episodio qui al deposito dei materiali riciclati e avevamo scaricato un po' di plastica. Ora stavo guardando un attimo come fare altri, diciamo, soldi e continuare a farci punti esperienza per aumentare la nostra fama e riuscire a sbloccare nuove cose. Allora sono andato con Esk qua nel riassunto dell'esperienza e ho visto che forse qua abbiamo ancora un punto abilità da spendere, quindi non sapevo se prendere praticamente, cioè prendere questo bonus 20% della soddisfazione oppure questo, ma penso che prenderemo questo qua. Ecco qua, voilà, carta sbloccato, perché adesso possiamo anche andare, se vogliamo, a comprare un camion per la raccolta della carta. Vediamo un attimo. Riciclaggio della carta. Costa 26.999, direi che ce lo possiamo permettere, lo compriamo. Fatto. E adesso lo andiamo già a provare fin da subito, perché voglio appunto vedere se riusciamo a sfruttarlo per bene, se ci frutta un po' di più. Poi più che altro un po' più particolare, carino, vedete? Ops, adesso lagga un attimo perché deve spawnare tutto. Ok. Ma perché vengono tutti... Vabbè, è anche giusto che vengano al nostro... Che dondolo la cabina. È anche giusto che vengano a trovarci direttamente qui. Però, sai com'è. Perché no? Com'è già il tasto per scendere dalla cabina? No, questa è la freccia. Niente, dobbiamo scendere così. Va bene. Allora, vediamo un attimo tu chi sei, perché qua abbiamo... Allora, salve, ti do il benvenuto al parco industriale. A proposito, mi chiamo Sam. Con tutte le attività industriali e cantieri, il quartiere ha bisogno di un bisogno disperato di pulitura e riparazione delle strade. I miei amici del municipio ti troveremo di certo degli altri incarichi. Ecco il primo compito: i camion da costruzione hanno lasciato le strade in pessimo stato, dovrai ripulirle. Torna quando avrai finito per ottenere una ricompensa speciale. E beh, ma io non posso pulire le strade, quindi ciao. Ci sentiamo, eh. Allora, vediamo un attimo qua, forse andando nel menu posso andare a vedere tutti i lavori che ci sono. Riciclaggio carta. Ecco qua. Zona residenziale. Ok, perfetto. Ora saliamo sopra. Oddio, ma possiamo anche inviare i dipendenti. Ma che figata. Allora io direi che mandiamo anche qua riciclaggio plastica. Invia dipendente. Mando un dipendente a sbrigare. Conferma. Devo selezionargli questo e conferma. Perfetto. Così abbiamo un nostro dipendente che adesso sta andando a lavorare. Mi piace questa cosa, è veramente figa. Ora, giriamo, cerchiamo di non investirlo. Retro. Ok. Luci sì, no, L. Ma non succede nulla con L. Ah sì, un pochino si sono accese. E il lampeggiante come che si accende? Vabbè. Ora, direi che giriamo qua a sinistra. Oh mio Dio, non voglio fare nessun frontale con nessuna altra macchina, ecco appunto. Attenzione. Oh sì, che bello, due multe in un colpo solo. È quello che ho sempre desiderato, sai? Avere due belle multe insieme. Vabbè. Allora, lì abbiamo la carta. Chissà com'è che si fa ad azionare questo coso. Non dovrò scendere, penso. Con F. Con V, con Z, com'è che si aziona? Dai, no, non puoi dirmi che devo... Magari mi devo solo avvicinare? No. E cosa devo fare? Io scendo un attimo, ma... Devo prima aprire le braccia meccaniche. E come le apro? Le braccia meccaniche? Ah, è qua, è qua. No, ma che palle, pensavo si potesse fare tutto da sopra. Ok, ora immagino che dobbiamo salire. Andare avanti, qui. No, ma dobbiamo fare di nuovo tutto a mano. Vediamo un attimo. Ho il presentimento che anche qui è di nuovo una storia tipo... Ora prendi, metti, prendi, metti. Cosa sta succedendo? Dov'è il nostro personaggio? È qui. Mi sa che dobbiamo prendere questo. Ok. E metterlo in una posizione un po' più consona.
tipo qui, anche se blocchiamo il traffico, ma chi se ne frega. Ok, perfetto. Ora ci muoviamo, ci giriamo, andiamo qui. Oh mamma mia, che pillole. Vabbè, vediamo un attimo l'animazione di questo. Mi inizia che è ancora più lento però. Devi fare addirittura il doppio scatto. Mamma mia. Sì, ci perdiamo la vita qua proprio. Io pensavo fosse qualcosa di un po' più divertente, perché è automatico, sai. Ho detto magari caricata da davanti. Invece no. Poi da perderci. Veramente da perderci un mucchio di tempo. Vabbè. Adesso giriamo, andiamo avanti, girando di qua. Vabbè, ce n'è ancora uno lì. So che sto andando contro mano, ma vabbè, noi abbiamo i permessi speciali, dai. Ah, c'è il limitatore quando abbiamo il coso giù. Ok, teniamolo presente così, anche per le prossime volte. Ok. Tac. Oh, ok. Sì, va bene. Tra l'altro abbiamo la nostra stessa pubblicità lì dietro. Ok, si è girato. Sì, va benissimo. Che bravo. Dai un colpetto. Ecco appunto. Perfetto. Perfetto più o meno. Madonna, se ci metti 30 anni. Proprio questo qua mi pare di averlo visto quando ero andato la prima volta a Barcellona con la mia famiglia. Mi pare che di averlo visto. Poi quando sono andato invece con la scuola non l'ho più visto nulla di simile. Però la prima volta sono quasi sicuro di averlo visto. Ora, ci buttiamo dall'altra. Spero che nessun incidente... Cosa è successo? Ok. Ben fatto, da dove arriva? Ah, tra l'altro, il mio operaio come se la sta cavando? Vediamo un attimo. Lavoro in corso. Abbiamo il dipendente che sta andando. Spero che stia facendo tutto. Tac. Giriamo. Tac. Andiamo di qua. E ora ci gustiamo di nuovo queste. Cioè, potevano tagliare tutte queste parti del. Sarebbe anche stato carino se avessero fatto tipo manuale. O la possibilità almeno di scegliere. Vabbè, 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 vabbè. Ok. Va bene. L'altro vorrei farvi notare come è tutto sistemato apposta. Cioè, hai le paratie davanti per proteggersi nel caso vada a sbattere. Diciamo il cassonetto, tutte queste cose qua. Cioè, è carino. Dov'è l'altro? È molto più avanti. Beh, giriamo anche col coso giù. Cerchiamo solo di non inforcare nessuno. Ma per il resto, mettiamo anche la freccia, dai. Siamo persone civili. Stava al verde? Quando è che? Dopo ci leggiamo le mail, prima di chiudere l'episodio. Essendo un secondo video, adesso gli episodi saranno molto più corti rispetto a prima. Ok, piano. Stop. Ok, e... giriamo. Tac. Ora, ah, non avevo mica visto quella macchina lì dentro. Sì. Ora di nuovo il bellissimo filmino. Sì, è molto figo. Siete proprio dei geni voi sviluppatori. Ok, colpetto. Ok, ci siamo. Perfetto. Ora questo lo rimettiamo a posto qui. Sì, TTT, abbiamo finito. Ora chiudiamo un attimo quale andava avanti. Oddio, cosa era successo. Ok, abbiamo finito il lavoro finalmente. Ora guadagnato, vabbè, queste cose qua. Va bene. Ora se faccio un attimo ESC, qua ci sarebbe riciclaggio plastica. Ah, è quello che sta facendo lui. Ok, non l'ho ancora finito. Dai, quant'è che ti manca? Ci vorrebbe un indicatore di stato, però penso che sia qui, se vuol dire che sta lavorando. Ora vediamo un attimo solo. Qua sono le nostre aree di interesse. Ora, mail.
Benvenuti, vabbè, ok, ottieni un nuovo edificio a buon prezzo. Mercato immobiliare della nostra città ti aspetta, hai mai pensato di espandere la tua attività? C'è un modo perfetto per farlo oggi stesso? Non vorresti vedere il tuo logo all'azienda in tutta la città? Noi possiamo aiutarti, vuoi ridurre i costi e guadagni extra? È facile se investi nel mercato immobiliare. Vediamo un attimo, edifici, cos'è che possiamo comprare? Auto, officina, distributore, inceneritore, impianto di riciclaggio, depuratore fognario, distributore di qua. È carina come cosa. Torniamo a leggere le mail però. Ottieni un nuovo veicolo a buon prezzo. Ci servirà. Hai mai pensato ci servirà un camion più grande? Sono disponibili i veicoli. Vabbè, ok. La banca ti propone un prestito. Ah, carina anche questa cosa. Ben fatto, hai completato la richiesta raccolta dei rifiuti. Hai acquisito esperienza. Spostato attività in nuovi quartieri. Va bene, poi i contratti li vediamo la prossima volta. Va bene. Allora, direi che da Agromoderni è tutto. Se questo episodio vi è piaciuto, seppur più corto, mi raccomando, lasciate un bel like. Noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video, poi alle 18 con un video di Minecraft, se tutto va bene. Niente, da Agromoderni è tutto. Ciao a tutti ragazzi.